e sia il ritorno alla terra della polvere che lo fu, e torni al Dio che lo ha dato, il soffio animatore. Fumo di fumi, dice il Kohelet. Fumo di fumi, tutto fumo, polvere. Ho incontrato Guido Ceronetti, credo, negli uffici di Giulio Bollati. Mi sono trovato davanti a un personaggio che sembrava una specie di artore di vivo, ma era rigorosamente piemontese e forse solo una società chiusa, paramilitare, come è stato per tanti secoli il Piemonte, poteva produrre un eccentrico come Guido Ceronetti, che non era e non è riconducibile ad alcune delle categorie nelle quali siamo soliti, per nostra comodità, situare i personaggi che incontriamo. Il Teatro dei Sensibili è uno dei tanti aspetti in cui si è manifestata la creatività di Guido Ceronetti. La cosa straordinaria del Teatro dei Sensibili è quella dell'apertura tra il basso e l'alto, tra il tragico e il demenziale. Sono una porno diva, pagata in porno lire. Lavoro 8 porno ore in piedi o a porno letto. Apprezzo la porno cucina, mi piacciono le porno letture. Amo la porno gente. Uno degli spettatori più illustri fu Federico Fellini. Venne, ci guardò e disse: bravi, ma come fate ad essere così innaturali? Voleva fare, realizzare all'epoca un documentario sui sensibili e su questo mondo di splendide marionette così vive, ma Guido disse: ma no, la telecamera ruba l'anima. E alla fine delle coefore di Eschilo è detto che tutto questo è opera di Zeus. L'uomo è sempre deresponsabilizzato, però deve espiarlo come peccato lo stesso. Col senso del tragico hai una rivelazione sulla storia e sull'uomo che ti può aiutare a vivere, ma non ti consola.